1 Thriller, 2 Try Again, 3 Uliveto Bargal, 4 Zole Alex M, 5 Zampillo K, 6 Zarchicco Park, 7 Valjean Man, seconda fila 8 Saiano Lod, 9 Zabul FI, 10 Splendor Joyeux, 11 Villeneuve Griff, 12 Tyler Di Pippo, 13 Zig Zag B, 14 Ursus TFTF, in terza fila 15 Zar OP. Settima ed ultima corsa di Palermo, in pista i Gentleman per l'ultimo episodio della giornata loro riservata. I più seguiti sono il 6 Zarchicco Park ed il 9 Zabul FI. Stacco della macchina, si parte di galoppo. Zampillo K lungo la corda prova a filtrare tra i Again. Numero 5 squalificato. A largo c'è Zarchicco Park, cavalli che stanno affrontando la retta di fronte con tre Again che è sempre a steccato. Di fuori a lui vediamo Zola Alex M, mentre e di galoppo già squalificato Zampillo K. Insiste Zarchicco Park e riesce ad avere via libera dal capofila Try Again. 13 e 4 il buon lancio. Adesso Paolo Caruso proverà a prendere un po' in mano, ma arrivano cavalli all'esterno con grande velocità. 15 e 9 il secondo parziale, in particolare prova a mettersi in evidenza Ursus TFT, lo vedete col numero 14, nella cui scia c'è Tyler Di Pippo che ha colto un buon lancio dalla seconda fila. Ed ecco che arriva il cavallo di qualità superiore Zabul FI con Piero Cucinotta che punta in avanti, ma sicuramente Zarchicco Park proverà a vendere cara la pelle. 45 scarsi i primi 600 metri da 1.14.9 con i due più attesi alle prese, ovvero Zarchicco Park e Zabul FI 14.5 dai 600 agli 800 metri, quindi in curva è un parziale notevole per questo tratto del percorso. Insiste Zabul FI, resiste Zarchicco Park e così si arriva al primo chilometro 1.14 secchi. I due hanno preso un po' di lunghezze nei confronti di Try Again e continuano a battagliare come era previsto testa a testa. Zabul FI comincia un po' a mollare la presa dopo un grande sforzo, però ancora 14.2 la retta di fronte, mentre c'è l'errore o comunque si mette brutto Tyler Di Pippo che sembra rientrare è stanco. Zabul FI e invece Zarchicco Park è davvero tornato il cavallo di qualche mese addietro, quando a Torino d'Albenga faceva cose egregie. Francesco Paolo Caruso stacca in retta d'arrivo nei confronti di un meritevole Zabul FI, al cui interno prova Try Again a sottargli la seconda moneta, ma Zabul FI resiste per il secondo posto a Try Again. Vittoria dunque a Francesco Paolo Caruso, che con questa vittoria vince anche la giornata Gentleman con il suo Zarchicco Park, del quale è proprietario, allenato dal fratello Giuseppe, media di 1.14.3. A poco da recriminare Zabul FI, che ha affrontato un percorso molto difficile, alla fine è arrivato provato, ma ha mantenuto bene il secondo posto dalla minaccia per linee interne del numero 2 Try Again. Quindi una corsa nella quale i tre cavalli più attesi hanno fatto esattamente il loro dovere. In numeri 6, 9, 2 l'ordine d'arrivo da confermare di questa settima corsa di Palermo, e ricordo ancora che la prossima giornata di corse è in programma sabato 26 marzo, inizio alle ore 14.30, e ci sarà da vedere il Gran Premio Trinabbia Gruppo 3 per 4 anni. E per oggi dalla favorita è tutto.